Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Intanto grazie. Buon pomeriggio. Senta, la plastic tax, voi che siete punto di riferimento per le aziende green, è efficace? Serve? Va nella direzione giusta così come proposta dal governo? È una bellissima domanda, perché la direzione è sicuramente la direzione giusta. Sappiamo tutti qual è l'impatto ambientale della plastica e quant'è importante quindi prendere dei provvedimenti. La cosa però importante è farla bene, e su questo bisogna ragionarci, non bisogna avere fretta, perché non è detto che la proposta iniziale del governo sia quella più efficace. Gli stessi ministri oggi qui a Rimini hanno detto: parliamone, confrontiamoci sia con le imprese che con il mondo ambientalista, perché dobbiamo essere sicuri di fare la scelta più giusta dal punto di vista anche ambientale. Ci sono degli aspetti che vanno sicuramente migliorati e modificati. In quale senso, secondo lei? Allora, innanzitutto la cosa più interessante è quella che nella prima proposta della Plastic Tax erano solo gli imballaggi, i contenitori in plastica a far parte, diciamo, a essere colpiti, se vogliamo, dalla tassa, quando invece quello è un settore, fra virgolette, che già ha un contributo ambientale, mentre il 60% della plastica riguarda la produzione della plastica vergine. Quindi, per esempio, la cosa più importante è coprire l'intera produzione della plastica e non quella ambientalmente più virtuosa. Un altro aspetto è quello di favorire il riciclo. Non è pensabile che un contenitore in plastica riciclata al 100% paghi la stessa tassa, ad esempio, di un contenitore in plastica vergine, e questo va assolutamente modificato in questo senso. Cioè, bisogna essere certi che la green economy, e anche la green economy italiana, delle imprese italiane, che produce la plastica riciclata e che quindi limita i danni ambientali, perché ricicla la plastica, non sia invece colpita e danneggiata. E bisogna anche essere sicuri che la plastica possa essere prodotta e riciclata senza danni all'ambiente. La plastica è ancora molto importante in tanti aspetti della nostra vita, bisogna evitare i danni ambientali, ma non buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. Questo è il punto importante. Direi chiarissimo, e la usiamo come chiusura per questa nostra parte di trasmissione e di giornata. Grazie ancora a Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che era collegato da Rimini, dove appunto grazie è in corso Ecomondo. A presto. Giusto il tempo di salutare e ringraziare ancora i miei ospiti. Enrico Borghi del Partito Democratico, di nuovo grazie, a presto. Buonasera. Francesca Basso del Corriere della Sera, che era con me, grazie Francesca, grazie e a presto, alla prossima. Saluto anche voi, cari telespettatori, se volete ci vediamo come sempre domani con Timeline dalle 15 alle 17. Il telegiornale adesso ritorna con Milo D'Agostino.